17 agosto, Sylvia Plath, La campana di vetro, 1963. John rovistò nella sua valigia aperta e tornò a galla con una manciata di ritagli di giornali. Il primo mostrava l'ingrandimento fotografico di una ragazza con occhi ombreggiati di nero e labbra nere aperte in un largo sorriso. Non riuscivo a immaginare dove mai fosse stata presa una simile fotografia. Poi notai gli orecchini e la collana di Bloomingdale che mandava raggi bianchi e splendenti a imitazione di stelle. Scomparsa una studentessa universitaria, angosciata la madre. L'articolo sotto la fotografia diceva che questa ragazza era sparita di casa il 17 agosto, che indossava una gonna verde e una camicetta bianca, che aveva lasciato un biglietto in cui diceva di andare a fare una lunga passeggiata. Sylvia Plath, un'autrice anglosassone, dark, morta suicida con due bambini, aveva già tentato il suicidio e poi ha deciso di mettere la sua testa nel forno a gas e di morire. Purtroppo per lei ha sposato questo figlio di puttana che si chiama Ted Hughes, suo marito, il quale non sarebbe tanto figlio di puttana. Alcuni uomini gli succede di avere una moglie che si suicida, ma Ted Hughes, che ha sfruttato Sylvia Plath, la più grande poetessa di questo secolo, insieme a Marina Tsvetaeva, che è morta suicida anche lei, a Elsa Morante, che è morta con un marito ricco e lei in miseria, che l'ha salvata la legge Bacchelli in Italia, e a Patrizia Cavalli, sono secondo me le grandi poetesse di questo secolo. Insomma, questo figlio di puttana di Ted Hughes ha avuto la seconda moglie, che è morta anche lei, suicida. Un uomo che ha due mogli, suicide e non sta in carcere. Non lo so. Comunque, questa poetessa ha scritto dei versi bellissimi, per esempio questo. Il testo si chiama Lady Lazarus e dice così: l'amore è un'arte come ogni altra cosa, io lo faccio in un modo eccezionale, io lo faccio che sembra come inferno, io lo faccio che sembra reale, forse avrò la vocazione, è facile abbastanza da farlo, e starsene lì è il teatrale. Ritorno in pieno giorno, uguale urlo, divertito animale, Herr Dio, Herr Lucifer, attento, attento. Dalle ceneri io rinvengo con i miei capelli biondi e mangio uomini come aria di vento. Questo è un esempio della poesia di Sylvia Plath. Un'altra poesia, Manichini di Monaco. La perfezione è terribile, non può avere figli, fredda come un sospiro di neve. Ecco, una grandissima poetessa morta suicida molto giovane, il 17 agosto. Bel Jar è il primo libro che ha scritto.